Are you saying that you would be willing to shut the government down in September if it did not fully fund $25 billion worth of your border wall and also deliver all of the immigration priorities that you were sitting here doing? Or are you leaving some room for negotiation? I'm always leaving room for negotiation. But this has been many years. This has been the Trump administration. We're new. It's been many years, even decades. We have immigration laws, we have border security, we have all sorts of things going on that are, it's disgraceful. We are doing a phenomenal job of setting records, but we have laws that don't work. So we're working around those laws, and it's unfortunate. I have to take my hat off to the Border Patrols, to the law enforcement, to ICE, which really has been maligned by the Democrats, the job they do. They go into these MS-13 nests, nests of bad, bad people, killers in many cases. And they go in there fearless, and they do an incredible job, and they get them out. So they go to jail, or they get out of the country. So I want to just take my hat off to ICE and the brave people that have really been maligned by the Democrats. We need border security. Without a border, as this gentleman can tell you also, because the Prime Minister really was a very big factor in his win, and other people winning the win. It was a big factor in my work. We need border security. Border security includes the wall, but it includes many other things. We have to end the lottery. We have to end the chain. The chain is, it's like a disaster. You bring one person in, you end up with 32 people. We have to end these horrible catch and release principles. When you catch somebody, you take their name and you release them. You don't even know who they are. And then they're supposed to come back to a court case where they want us to hire thousands of judges. The whole thing is ridiculous. And we have to change our laws. We do that through Congress. So I would certainly be willing to close it down, to get it done. As you know, we are already approving things in various bills, including we're going to be taking care of the military. We always put the military and law enforcement very high. But I would be certainly willing to consider a shutdown if we don't get proper border security. Thank you. Sir, just to follow up on this, is the $25 billion a red line for you? I have no red line, unlike President Obama. I just want great border security. Okay. Mr. Prime Minister, here in the United States, amongst our commentary, there was a consensus that the President's appearance at the G7 and NATO damaged our relationship with those institutions. As a member of both of those institutions, what is your assessment of the President's appearance of both? Sia il G7, sia la NATO, abbiamo avuto un proficuo scambio di vedute, di opinioni, di posizioni. Io ritengo che tutte le posizioni vengono espresse con chiarezza e con un contributo, anche per vedere consolidate posizioni, sono benvenute. C'è un proficuo scambio, c'è stato un proficuo scambio sia al G7 sia alla NATO, in contesti diversi. Abbiamo ad esempio nel contesto della C7 abbiamo convenuto sulla necessità di riformare il WTO, il sistema del WTO. Pensate, un sistema vecchio di anni che considerava la Cina come un paese perfetto. Voi comprendete che applicare per le stesse regole a distanza di anni con i privilegi accordati a un paese del genere significa evidentemente avere un sistema poco funzionante e poco razionale. Alla NATO c'è stata anche una chiara posizione del Presidente Trump che io personalmente condivido, perché giustamente anche lì lui esprime una posizione dell'esigenza di equilibrare la spesa che tradizionalmente gli Stati Uniti sostengono, che è una spesa in se stessa molto sostenibile. Sono posizioni del tutto ragionevoli, di cui io personalmente tengo un gran conto e anzi mi farò l'attore del fatto che siano compresi anche dagli altri. Noi dobbiamo negoziare con gli Stati Uniti per trovare il punto di equilibrio nell'interesse dei cittadini italiani, americani e europei. Allora,
Well, I want to thank you also, I just answered that, but I do want to thank you for what you just said, because it's been very unfair in the United States. We had a very good G7 meeting. That's where Giuseppe and I became friends. I think we were probably more closely aligned than anybody else in the room. But it was a great meeting in every respect. I would say it was very good. And NATO in particular. I went to NATO, and NATO was essentially going out of business because people weren't paying, and it was going down, down, down. You just have to make it align. I came along last year, and in a fairly nice tone, I said, you got to pay. And they paid $44 billion more. And this year, I said it in a little bit stronger tone. And they're paying hundreds of billions of dollars more over the years. And NATO will be strong again. And if you speak to Secretary General Stoltenberg, I think he's the biggest fan of Trump. Because he said, we couldn't collect money until President Trump came along. And he said, last year we collected $44 billion, and this year the money is pouring in. But it's like the Prime Minister said, we really talk about imbalance. We were treated very unfairly. The United States was treated very, very unfairly. Because we're shouldering anywhere from 70 to 90% of the cost of NATO. That's not fair. It's not fair. Especially when you take Germany, and Germany's paying 1%, a little more than 1%. And they're buying and paying tremendous amounts of money to Russia. So we're supposed to protect countries from Russia, but they're paying Russia billions and billions of dollars for the energy. Not good. Not a good situation. And I let it be known. So the bottom line is the NATO countries are now paying a lot more money, and NATO's become a lot stronger because of it. And I appreciate your answer. Thank you. Please. Also, aggiungere, scusa, buongiorno, lo dico da chi ha una grande esperienza come avvocato. Voi avete un presidente che è un fortissimo difensore dell'interesse americano, del popolo americano. Per cui chiedevo se mi dicono che c'è una prenotazione di Maria Luisa Rossi Hopkins del gruppo Mediaset. Well, I can answer that. The biggest thing Italy needs is great leadership, and they have it right now. I really honestly believe the Prime Minister is going to do a tremendous job on economic development. In addition to borders, you know, for economic development, you need borders also. But you have a man that's going to do a terrific job. I have no doubt about it at all. He knows how to sell. He knows how to promote. Really a great product because they make among the greatest products. I won't mention their names, but they are great. I have some of them. And Italy makes great product, and I think it's going to do very well economically, and we're there to help. We have had record numbers. I've been here for a little more than a year and a half, and we've had record numbers. We've had numbers that nobody believed possible, especially if you look at one particular fact that was not reported very much, a trade deficit, $52 billion reduction in the trade deficit for the quarter. And I think probably Steve Mnuchin, Treasury is here, and Mike Pompeo, I think nobody would have thought that would be possible so quickly. $52 billion reduction in the trade deficit for the quarter. I think that Italy's going to be able to do the same thing, slightly different numbers, but the same thing. You're asking me what? What role do you think the European Union should play in your relationship? Well, that's up to them. I don't want to get involved in that. Look, the European Union, John Gordon and I had a fantastic meeting last week. We were having a hard time, and then I did mention tariffs and cars, and we got along very well. Very well. I think they're going to treat us very fairly. And we're going to treat them fairly. But as you know, it's been a one-way street. The European Union has totally taken advantage of the United States. We can't let that happen. Not fair to the United States. And by the way, Italy has a $31 billion surplus with the United States, meaning we have a $31 billion trade deficit
with Italy, and we discussed that, and we'll work something out. We're going to work something out. Okay? Thank you. Quanto me, molto invidioso dei numeri, dei fattori di crescita dell'economia americana. Ne abbiamo parlato prima con Donald, ovviamente in qualche modo sono sistemi incomparabili perché sono grandezze completamente diverse. Ma quello che posso dire è che sono un tempo invidioso ma anche ambizioso, come leader di governo della mia economia, di fare tanto, molto più di quello che ho fatto in passato. Stiamo preparando una serie di riforme strutturali che porteremo all'attenzione anche dei nostri partner europei, perché tra cui non vorrei che fosse messa da parte anche la riforma fiscale, che qui è stata una leva anche per la crescita economica e che generalmente costituisce, se ben costruita, una leva per la crescita economica. Ma noi stiamo lavorando anche per la semplificazione normativa, burocratica, amministrativa. Stiamo lavorando per colpire le sacche di corruzione, stiamo lavorando per accelerare i processi civili, i procedimenti esecutivi. Sono tutti questi i fattori, insieme al reddito di cittadinanza, che dà un sostegno per coloro che perdono l'impiego, per essere riavviati al lavoro, sono tutte queste le riforme che riteniamo consentiranno di costruire quella leva economica del nostro paese e che possa agganciare crescita a questo tasso negli Stati Uniti. I do think this, one of the biggest things that we've done, obviously the massive tax cuts, but maybe equal to, would be the tremendous cuts in regulation. And I know Italy well, and they have a lot of regulation. And I have no doubt that the Prime Minister, Giuseppe, will be working very hard on that. But I think, Giuseppe, I can say from our standpoint, one of the most important things we did was cutting massively these horrible regulations. And I believe so strongly in the environment. I want the cleanest air, the cleanest water, the cleanest everything, the best everything. But you had 10 regulations for every point in some cases, which is ridiculous. It would take many years to get a highway or a road approved. We have that way down. We have it down to 2 years, and it will hopefully be down to one. And it may get rejected, but at least it's going to go quickly. So we want regulation, but it's got to be cut to a minimum and do the trick. And I think that Italy will follow suit. I know they've looked at it very strongly, and they're going to follow suit. Okay, thank you. Thank you very much. Roberta Rampton of Reuters, please. Roberta. Thank you, Mr. President. You spoke a bit about Iran today and your discussions, and I'm wondering if you could tell us what you think Iran needs to do to reduce some of the tensions. And you've met with the leaders of North Korea and Russia. Are you prepared also, are you willing to meet with President Rouhani, and under what conditions? And have there been any preliminary discussions about something like that? I'll meet with anybody. I believe in you. The Prime Minister said it better than anybody can say it. Speaking to other people, especially when you're talking about potentials of war and death and famine and lots of other things, you meet. There's nothing wrong with meeting. We met, as you know, with Chairman Kim, and you haven't had a missile fired off in 9 months. We got our prisoners back. So many things have happened so positive. But meeting with people, I had a great meeting, in my opinion. Of course, the fake news didn't cover it that way, but I had a great meeting with President Putin of Russia. I think it was a great meeting in terms of the future, in terms of safety and economic development and protecting Israel and protecting everybody. I thought it was a great meeting. Great meeting with NATO. I just explained it. Hundreds of billions of dollars more money will be paid into NATO, the coffers of NATO. And much already has. So I believe in meeting. I would certainly meet with Iran if they wanted to meet. I don't know if they're ready yet. They're having a hard time right now. But I ended the Iran deal. It was a ridiculous deal. I do believe that they will probably end up wanting to meet. And I'm ready to meet anytime they want to. And I don't do that from strength or from weakness. I think it's an appropriate thing to do. If we could work something out that's meaningful, not the waste of paper that the other deal was, I would certainly be willing to meet. Do you have preconditions for that meeting? No preconditions. No. They want to meet on me anytime they want. Thank you.
anytime they want. Good for the country, good for them, good for us, and good for the world. No preconditions. If they want to meet, I'll meet. Prime Minister, I wanted to ask if you and the President, you talked about the need to stabilize Libya. I wanted to ask if you and the President discussed working together on energy production in Libya in some way. Did you discuss oil production in Libya? Do you see a way for the United States to become involved there, perhaps with Italy's help? Abbiamo parlato del problema della stabilizzazione della Libia e ovviamente della sicurezza da garantire per tutta l'area del Mediterraneo, perché vedete non è solo un problema delle rotte dell'immigrazione, molte delle rotte dell'immigrazione che essi africani si concentrano nell'area del Mediterraneo, ma è anche un problema di sicurezza generale, per esempio attraverso le rotte dell'immigrazione possono arrivare anche sul territorio europeo le foreign fighters, e quindi degli agenti che potrebbero veicolare la minaccia terroristica. Non abbiamo poi affrontato nei dettagli altri problemi. E certo non abbiamo l'intenzione di rispettare quello che ha detto il popolo libico. Non siamo mossi da interessi economici, non siamo mossi dal problema dell'approvvigionamento energetico. Il nostro interesse, e quindi a questo punto di vista posso preannunciare, avevo già detto che organizzerò, d'accordo con il Presidente Trump, una conferenza sulla Libia. Vorremmo affrontare tutti gli aspetti che riguardano il popolo libico, coinvolgendo tutti gli attori, i protagonisti, gli stakeholders di questa realtà e dell'intera area del Mediterraneo. Quindi discuteremo aspetti economici, ma anche sociali. La tutela dei diritti civili, il problema della codificazione, il problema del processo costituzionale, il tutto per consentire alla Libia in particolare di poter pervenire a delle elezioni democratiche in una condizione di massima stabilità. Mi dicono che si è prenotato il largo bar della stampa. Grazie. Volevo fare una domanda al Presidente Conte e poi al Presidente Trump. Ci sono tre questioni aperte sul tavolo con l'amministrazione americana. Una di queste sono le sanzioni alla Russia. Siccome l'Italia, i due principali partiti di governo hanno detto che vogliono togliere le sanzioni alla Russia, qual è la posizione ufficiale del governo, visto che invece l'amministrazione americana chiede il mantenimento? Poi gli altri due punti sono il gasdotto TAP. Il Dipartimento americano ha chiesto di proseguire i lavori, invece ci sono comunque delle abilità ancora in Italia sul progetto. E infine il programma degli F-35. Cosa farà l'Italia se lo confermerà? Grazie. Le rispondo per quanto riguarda le sanzioni alla Russia. Io dovrò ripetermi perché credo in tutti i vertici internazionali che ho già preso posizione e sarà noioso, ma questo conferma che la posizione del governo italiano non cambia sul punto. Noi siamo aperti al dialogo con la Russia. Riteniamo che la Russia giochi un ruolo fondamentale in tutte le crisi geopolitiche internazionali. Di pensare, di tenere esclusa dal dialogo, come ha detto anche il Presidente Trump, se vogliamo risolvere i problemi, non ci possiamo scegliere le controparti, dobbiamo accettare se vederci a un tavolo, negoziare, dialogare con coloro che sono le parti delle nostre controparti. Per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, specificamente, sono ben consapevole, che vi ho detto, che è un sistema che nasce dalle cose di Minsk, come frutto dell'attuazione è collegato all'attuazione di quegli accordi di Minsk. Allora è chiaro che non è pensabile oggi rimuovere dall'oggi al domani quelle sanzioni. Noi però, proprio perché siamo aperti al dialogo con la Russia, la posizione del governo lo dichiara da subito, è quella quantomeno di premurarsi che questo sistema di sanzioni non vada a colpire la società civile russa.
non vada a colpire l'economia delle piccole e medie imprese russe, anche perché da questo punto di vista l'Italia ha una tradizione di intense relazioni economiche con Russia. E allora per rimarcare con una formula finale, le sanzioni contro la Russia per noi non sono, non possono costituire un fine. Per quanto riguarda il secondo punto, TAP, io abbiamo parlato anche di questo con il Presidente Trump, io ho prospettato che la piena consapevolezza del mio governo che è una opera strategica per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico del nostro paese e anche del sud Europa, dell'area del Mediterraneo. Siamo perfettamente consapevoli che può dare un contributo anche al rinnovamento energetico, alla decarbonizzazione, che come sapete è nel nostro programma. Nello stesso tempo ho rappresentato molto correttamente al Presidente Trump che ci sono alcune inquietudini da parte delle comunità locali sul punto in cui approderà questo trasporto. Posso preannunciare, siccome i problemi vanno affrontati direttamente, non svicolando, che io stesso con i ministri competenti, quando tornerò in Italia, appena possibile, mi farò la premura, sono la premura di andare a incontrare il sindaco locale, le comunità locali, e cercare di trovare una soluzione che sia contemporanea con le preoccupazioni delle comunità locali. Per quanto riguarda il terzo punto, F35, come sapete è un programma, non è stato un programma che è stato deliberato nel 2002, sono stati sottoscritti gli accordi, quindi è un arco di tempo notevole quando si ragiona per quanto riguarda le esigenze di sicurezza e di difesa. Noi come governo siamo anche qui a valutare responsabilmente questo dossier. Faremo, come sapete, c'è già in corso un processo di ordinazione che peraltro vengono fatte queste ordinazioni in via preventiva, perché ovviamente bisogna commissionare dei lavori che sono molto complessi. Continueremo a seguire questo dossier e assumeremo tutte le scelte in modo oculato, ponderato, alla luce delle attuali necessità e esigenze di sicurezza e di difesa, in piena trasparenza del nostro partner con l'amministrazione di Trump. Thank you very much. Sanctions on Russia will remain as is. As far as a pipeline is concerned, I'd like to see a competing pipeline. So, Mr. Prime Minister, I hope you will be able to do that competing pipeline. And we are already talking to the European Union about building anywhere from 9 to 11 ports, which they will pay for, so that we can ship LNG over to various parts of Europe. And that will be more competition. But the sanctions on Russia will remain as is. Okay. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Mr. President, can we ask a question about Michael Cohen, sir? Mr. President, do you feel betrayed by Michael Cohen, sir? Mr. President, do you feel betrayed by Michael Cohen, sir?